Sfruttando il bel sole estivo di questa mattina, in 163 si sono adagiati sul sellino, hanno afferrato il manubrio e hanno affrontato la salita sulla strada per il Monte Velo, dalla piazza di Bolognano fino alla località Salve Regina per la prima sfida, quella ciclistica, del tradizionale Palio delle Contrade, giunto all'undicesima edizione. Un lungo serpentone coi colori delle sei contrade si è dipanato lungo la strada, decorata per l'occasione con striscioni di incitamento. Il primo a tagliare il traguardo, superando in volata il diretto rivale, è stato Stefano Tamburini per la Contrada dei Mori, con un tempo di 20 minuti e 44 secondi. A sfilare tra le ali di spettatori che aspettavano al traguardo, ci sono stati anche alcuni ultrasettantenni e numerosi bambini, un po' a simboleggiare quanto il palio sia una manifestazione che coinvolga tutta la popolazione di Bolognano senza distinzioni di età. Tra i ciclisti in gara anche il sindaco Betta, vediamo il servizio. Dai! Spazio perché ci si può arrivare da solo in testa la nostra gara. Si vola fin là in fondo, fin sotto la striscione d'arrivo. Complimenti, primo posto, ma le energie per l'ultima volata da secondo a primo negli ultimi 100 metri dove l'hai trovata? Siamo venuti su abbastanza regolari nella parte sotto e alla fine avevo ancora abbastanza tante energie. Qui è scattato quello della contrada del rover, ho provato a stargli dietro, ho visto che ce la faceva e allora alla fine ho provato. La prima sfida ha vinto la tua contrada, le prossime secondo te chi le vince? Non so, perché noi siamo in pochi, anche oggi eravamo in pochi concorrenti, quindi non credo che vinceremo altre cose. Siamo qui col sindaco Betta, che ha partecipato alla corsa, è arrivato tra i primi insomma. Ma al di là del valore sportivo, questa gara è il palio, alto valore sociale, cosa ne pensa? Ma sì, avete detto giusto, il valore sportivo è fondamentale perché quando sei lì si morde, si dà tutto, si va oltre la propria soglia e così è per tutti i concorrenti, però molti la fanno per stare insieme, per fare comunità, sono persone che arriveranno adesso dopo 20-30 minuti e loro, quello è lo spirito del palio, costruire e fare comunità, che è una cosa che dico sempre, talvolta può sembrare anche un po' così una frase fatta, invece fare comunità è proprio quello che è l'obiettivo di un'amministrazione, che non si creino tensioni ma che la gente stia unita, stia insieme e cammina sulla vita tutti uniti, questo è lo spirito del palio, sono queste le emozioni che ci fanno felici, che ognuno trova motivo e stimolo per andare avanti ed è questo il fine ultimo e se ogni tanto riflettiamo la nostra vita è questa, una partenza, un arrivo, cerchiamo che il cammino sia dei migliori, oggi è un cammino di corsa in bicicletta, ma questo è il palio delle contrade e auguro a tutti davvero un buon palio.